Non è ancora finita, ma lo sto facendo adesso il video perché tanto cambia veramente molto poco. Allora, l'Inter batte il Cagliari 4-1. Questo è il risultato con cui l'ho lasciato. Che vergogna. Vergogna. È finita 4-1, ok? Ho sentito adesso di boh. Veramente vergognoso. Veramente vergognoso. 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 Go, gno, so. Maran esonerato. Maran va esonerato. Una vergogna, veramente una vergogna vedere i giocatori così proprio senza criterio, lì in campo a non fare un cazzo perché non hanno fatto un cazzo per 90 minuti. Mi fa veramente rodere il culo. Adesso abbiamo una chance in meno per puntare all'Europa, ammesso che ci andiamo, anzi, ammesso che ci vogliano andare, ok? Fatevi schifo, fatevi veramente schifo, perché tanto a rimetterci siamo sempre solo noi, sempre solo noi. Ci hanno rimesso quei 500 che sono andati a vedeve, 500 cristiani che sono andati a vedeve, a voi. Non fare un cazzo in campo. A non fare un cazzo in campo della partita non posso parlare perché non c'è stata la partita del Cagliari. La partita del Cagliari non è mai esistita. La partita del Cagliari è finita all'inizio, al triplice fischio, al fischio iniziale dell'arbitro. Quello è stato il frangente di partita del Cagliari. E tanto, perché tanto l'hanno detto anche sul gruppo Telegram, sicuramente Maran se ne uscirà dicendo: però il primo gol ci ha segnato, il primo gol ci ha fatto vacillare, queste stronzate del genere. No, tu te ne devi andare prima di subito. Prima di subito. Dobbiamo aspettare perde pure col Brescia per l'esonero tuo? Sinceramente no, a me non me ne frega un cazzo che stavamo giocando contro l'Inter. Anzi, ci tengo a precisare questa cosa. Innanzitutto complimenti all'Inter. Complimenti. E soprattutto manca un gol regolare non dato a Lukaku, perché secondo me quello non è mai fuori gioco. Non so con che criterio hanno tracciato le linee del VAR, perché secondo me quello non è fuori gioco. E soprattutto manca un rigore netto, perché quello di Lico Giannis era un fallo di mano in area e quello è rigore. Quindi potevamo stare sul 5-1 se non sul 6-1, quindi troppo di culo c'è andata. I motivi per cui debba rimanere Maran non ce ne sono, perché non ce ne sono. Quindi va bene. Dovevamo puntare ad andare in Europa, dovevamo puntarci su più fronti, non solo sul campionato, anche con la Coppa Italia. A questo punto mi viene il serio dubbio che il Cagliari in Europa non ci voglia andare. Veramente ragazzi, ci starebbero tantissime cose da dire. Ma c'ho la mente veramente annebbiata. Perché mi c'è rotto il culo, ma non tanto perché abbiamo perso, ma per come abbiamo non giocato. A me è quello che mi fa rotto il culo. A me è quello. Niente ragazzi, detto questo, il video finisce qui. Vi dico che domani uscirà il pagellone del girone d'andata del Cagliari, anche se, ahimè, purtroppo potrebbe non riscontrare i favori di tutti, dato che prima c'è stata, cioè, dato che oggi c'è stata la partita del Cagliari, questa grandissima partita del Cagliari, sono sicuro che il pagellone adesso verrà visto sotto un'altra ottica. Mi dispiace di questo. Però l'avevo programmato per domani, uscirà domani e amen, a prescindere che piaccia o meno. Per carità, sempre forza Cagliari, assolutamente, ma i tifosi che sono andati fino a lì non se meritavano sta buffonata. Maran via immediatamente.